Buongiorno da Gilda News. Mentre in Commissione Cultura sono in esame i numerosi emendamenti al DDL sulla scuola, in tutta Italia si moltiplicano le iniziative per contrastare la riforma voluta dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Dopo i flash mob spontanei in oltre 120 città, gli insegnanti si stanno preparando allo sciopero. A Roma, CGIL, CISL, UIL, SNARS e Gilda organizzano il 4 maggio presso l'Istituto Tecnico Galilei, via Ponte Verde 51, ore 16:30, un confronto aperto sul DDL con i presidenti e i genitori dei consigli d'istituto delle scuole della città. Nella lettera inviata, i sindacati sottolineano che la nostra è una battaglia di civiltà per una buona scuola vera e non solamente proclamata, ed è anche la vostra battaglia, quella che voi combattete nell'interesse dei vostri figli. A Catanzaro Lido un'assemblea molto partecipata dal titolo Io sciopero il 5 maggio, il servizio di Giuseppe Candido. Gilda TV, 29 aprile, siamo presso l'Istituto Grimaldi Pacioli di Catanzaro Lido, dove è in corso un'assemblea molto, molto partecipata di docenti, il cui titolo è Io sciopero il 5 maggio. È un'assemblea convocata dai 5 sindacati CGL, CISL, UIL, Scuola, SNALS e Gilda UNAMS per sottolineare l'urgenza di stralciare completamente il disegno di legge sulla riforma della scuola. Renzi dice che avrebbe scritto una lettera ai docenti. I docenti stanno già rispondendo a quella lettera e sono tutti riuniti in assemblea per dire io sciopero il 5 maggio. Le motivazioni di questo sciopero contro un disegno di legge che anche qui a Catanzaro è stato definito più volte un mostro giuridico che cancellerà i docenti e tutto quanto quello che riguarda la libertà di insegnamento. Gilda TV, un abbraccio. Spaventato dalla perdita di voti, scrive Gianfranco Mosconi, ora Renzi avrebbe acconsentito a modificare il punto più insensato del DDL scuola, il potere autocratico del nuovo preside di scegliersi i docenti. Ma invece di azzerare la norma, si punta a salvare la faccia con toppe che aprono altri buchi. Il Consiglio d'Istituto, infatti, non è una commissione di esperti, ma un organo elettivo dove siedono, col preside, rappresentanti di docenti, genitori e studenti. E conclude che tale trovata tradisce un sostanziale disprezzo della professionalità degli insegnanti, siano valutati sì e severamente all'atto dell'abilitazione e anche in carriera, ma da commissioni formate da esperti a ciò selezionati. Questo è tutto, grazie per l'attenzione da Gilda TV.